Gentile pubblico di Formula Passion, un saluto a tutti, io sono Carlo Platella e come sempre vi do il benvenuto a questo nuovo video. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare like al canale e al video per restare sempre aggiornati con tutti gli approfondimenti pubblicati dai canali di Formula Passion. Regolamenti 2026. Al momento questo è un argomento abbastanza caldo perché sebbene i regolamenti del 2022 abbiano debuttato appena un anno fa, come sempre in Formula 1 si pensa già al futuro. E non potrebbe essere altrimenti, perché i progettisti inizieranno a lavorare su queste nuove monoposto entro la fine del 2024, ma per progettare una monoposto è senza dubbio necessario un regolamento. La scorsa estate sono stati pubblicati i regolamenti sulla nuova generazione di Power Unit, che è abbastanza differente da quella attuale. I nuovi motori non sono l'argomento di questo video, ma è comunque importante andarne a riassumerne le caratteristiche perché è proprio dalle esigenze di queste nuove Power Unit che poi deriverà l'aerodinamica e la meccanica delle nuove monoposto. La più grande differenza dei nuovi motori è che per completare la distanza di gara saranno necessari circa 70 kg di carburante contro i 100 attuali. Ma bisogna anche considerare che il contenuto energetico della benzina stessa sarà leggermente inferiore rispetto ad adesso. Comunque nel complesso si può stimare un circa 30% di energia in meno a bordo auto per completare la distanza di gara. Non solo però si partirà con meno energia a bordo di quanto si faccia adesso, ma parte di questa energia dovrà essere sprecata per alimentare il sistema ibrido, la cui potenza salirà da circa 160 a 470 cavalli, sebbene la batteria rimanga di una capacità minima uguale a quello attuale. Inoltre, sulle Power Unit del 2026 verrà meno l'MGUH, il generatore che adesso è collegato alla turbina ed è in grado di convertire il calore, l'energia termica del gas di scarico, in energia elettrica con cui ricaricare la batteria e alimentare il motore elettrico MGUK. Venendo meno questo secondo generatore, sparirà anche un'importante fonte di energia per alimentare un sistema ibrido che inoltre sarà ancora più potente. Quindi l'unica soluzione per permettere di spingere questi cavalli elettrici sarà bruciare della benzina in eccesso per generare energia elettrica con cui alimentare il sistema ibrido. Quindi in sintesi nel 2026 avremo auto che partiranno più scariche di carburante e che inoltre dovranno sprecarne una parte per alimentare il sistema ibrido. Come si potrà pertanto completare tutta la distanza di gara? Beh, o si andrà più piano, il che però non è mai un'opzione contemplata in Formula 1, oppure si progetteranno delle monoposto che riducano i consumi e che quindi siano in grado di completare l'intero Gran Premio nonostante questi 70 kg di carburante. Per riuscirci si andrà ad agire su due parametri fondamentali: il peso, progettando delle vetture che siano quindi più leggere, e l'aerodinamica, cercando di ridurre la resistenza all'avanzamento in rettilineo. Per quanto riguarda il peso, sarà possibile scendere grazie anche appunto a questi 30 kg di carburante in meno a inizio gara, che permetteranno di progettare un serbatoio più piccolo, anche se non sarà questo a fare la differenza. Potrebbero esserci delle sorprese per quanto riguarda le ruote, perché nel 2022 hanno debuttato le nuove Pirelli a spalla ribassata, che sono state molto apprezzate da FIA, Formula 1 e squadre, perché proprio la ridotta altezza della spalla ne ha diminuito le deformazioni e con esse anche le turbolenze generate, agevolandone il compito di gestione aerodinamica, soprattutto per quelle squadre più piccole che non dispongono dello stesso esercito di ingegneri su cui invece possono contare ad esempio Red Bull, Ferrari e Mercedes. Quindi bisognerà vedere se nel 2026 rimarranno ancora degli pneumatici su cerchi da 18 pollici a spalla ribassata o seppure si cercheranno altre strade, perché questo cambiamento nel 2022 ha fatto sì che tra allargamento del cerchione, gomma e impianto frenante ci fosse un aumento di circa 3 kg per ogni ruota. E bisogna ricordare che in un'auto, in particolar modo su una da corsa, l'aumento di peso è sempre ricorsivo, perché man mano che si appesantisce la vettura vanno anche
ad aumentare le sollecitazioni meccaniche su sospensioni e telaio e quindi bisogna andare a irrobustire e ad appesantire il tutto. Ma il vero punto su cui FIA e Formula 1 interverranno per ridurre il peso delle monoposto saranno le dimensioni. Si parla già di ridurre il passo e la carreggiata, quindi la lunghezza e la larghezza delle monoposto, e questo non potrà che agevolare anche i sorpassi su quelle piste più strette su tutte Monte Carlo. Ma va considerato che restringendo le auto si andrà anche a diminuire la superficie del fondo con cui generare carico aerodinamico, e questo potrebbe portare a una perdita di prestazione in curva che sarà solo parzialmente compensata dalla maggiore leggerezza delle monoposto. Quindi anche qui sarà un lavoro di compromesso abbastanza delicato. Parlavo del peso, ma anche l'aerodinamica sarà cruciale in quest'opera di risparmio di benzina sulle nuove monoposto. È già stato detto che le monoposto 2026 avranno un'ampia aerodinamica attiva, ben più estesa di quanto c'è al momento, che è limitata al solo DRS, all'alettone posteriore mobile. In particolare, i piloti saranno liberi di utilizzare l'aerodinamica attiva in gara non soltanto in quei frangenti in cui sono impegnati in un duello e devono sorpassare chi li precede, perché appunto si vuole monoposto che in curva abbiano ancora tanto carico, siano incollate a terra e che quindi le prestazioni non ne risentano, ma che poi in rettilineo siano meno frenate dall'aerodinamica stessa e possano correre più velocemente consumando meno energia. Non è ancora chiaro però se questa aerodinamica attiva sarà utilizzabile in tutti i giri, ma solo in alcuni punti specifici del giro, ad esempio il rettilineo, o seppure i piloti potranno usare e tentare di attivarla, ad esempio anche nelle curve più rapide, dove più rapide e più ampie, dove si necessita di meno carico aerodinamico. Ma in una recente intervista alla redazione di The Race, il direttore tecnico FIA Nicolas Tombatzis ha anche detto che, in aggiunta all'aerodinamica attiva utilizzabile liberamente nell'arco del giro, vi sarà poi un ulteriore strumento attivabile unicamente in fase di sorpasso alla stregua del DRS. Quindi si capisce quanto l'aerodinamica attiva debba intervenire su più superfici sulle Formula 1 del 2026 e non più soltanto sull'alettone posteriore. Ci si domanda a questo punto quali saranno i componenti interessati da questo sistema. L'alettone posteriore resta il principale candidato, così come quello anteriore. Ricordiamo che nel 2010 ci sono stati alcuni esperimenti per controllare l'incidenza dei flap dell'ala anteriore. E anche la beam wing, il piccolo alettone posteriore posto all'uscita del diffusore, è un altro papabile candidato a essere dotato di un sistema per regolare l'incidenza dei flap. Un altro componente che potrebbe essere provvisto di un sistema di aerodinamica attiva è il diffusore, ma in generale il canale Venturi. Diverse supercar di serie sono già provviste di sistemi che possono alzare o abbassare la rampa del diffusore per mandarlo in stallo in rettilineo e invece generare carico in abbondanza in curva. Nel motorsport, ad esempio, la Porsche 919 Evo, il prototipo ibrido poi evoluto per infrangere il record sul giro a Spa e il Nürburgring, era provvisto di un sistema di aerodinamica attiva che interveniva proprio sul diffusore anteriore. Oltre a tutto questo, potrebbe esservi qualcosa di simile a quello che era l'F-Duct nel 2010, che ricordiamo era un sistema attraverso cui i piloti otturavano un'apertura nell'abitacolo e così facendo, tramite un sistema di canalizzazioni interne, veniva deviato un flusso interno che poi andava a investire l'ala posteriore mandandola in stallo. Ovviamente non verrà riproposto l'F-Duct nella stessa forma del 2010, anche nel 2026, perché fu giustamente considerato molto pericoloso in quanto costringeva i piloti a staccare una mano dal volante. Ma è interessante l'idea, quella di un'aerodinamica mobile a centro vettura che, tramite un sistema di canalizzazioni interne oppure per le sue ripercussioni sul flusso esterno, sia poi in grado di mandare in stallo uno o più componenti dell'aerodinamica posteriore.
anche le sospensioni attive erano state citate come possibile soluzione per abbattere la resistenza aerodinamica delle Formula 1 in rettilineo nel 2026, ma sempre Tom Bazis ha subito smentito questa ipotesi, mentre Pat Simmons della Formula 1 ha già dimostrato il suo supporto a un ritorno delle bolle a gas a controllo idraulico che erano concesse fino al 2021. E sebbene le molle a gas non costituiscono una vera e propria attuazione attiva della sospensione, garantivano comunque un più ampio spettro di regolazioni per la sospensione stessa, tarandone meglio la rigidezza, e questo potrebbe aiutare a migliorare la percorrenza nel lento delle monoposto, e quindi appunto acquisendo velocità nel lento anche grazie a un peso che andrà a scendere, si potrà cercare di compensare una percorrenza nelle curve ad alta velocità che invece potrebbe essere inferiore. Come si può intuire, c'è tanta carne al fuoco al momento, qualche linea guida generale, ma poca chiarezza. Il 2023 comunque sarà un anno cruciale in questo aspetto, perché dovranno essere quantomeno definiti i punti chiave per poi arrivare alla stesura di un vero e proprio regolamento con cui le squadre possano iniziare a lavorare sulle nuove monoposto. Io vi invito, come sempre, a restare aggiornati sui canali di Formula Passion per seguire l'evoluzione tecnica dei regolamenti 2026, e nel mentre vi do l'arrivederci al prossimo video. Ciao!